Ciao fans! Ciao fans! Luna, perché siamo qua oggi? Contro la tua volontà? Perché dobbiamo rispondere a tutte le domande che ci avete fatto. Beh, non tutte perché sono oggettivamente troppe. Sì. Faremo una selezione delle domande che ci avete fatto nelle settimane scorse su Instagram e in questo video andremo a rispondere per la tua felicità. Sei contenta? Tantissimo. Questo è interessante. Luna, quando abbiamo finito di girare le Alpi, gireremo nell'Appennino? Certo, certo. Qua sotto c'è una notizia bomba che in realtà non possiamo dare. No, non si può dire. No, non possiamo dirlo per ora, però ci sono c'è un sentore nell'aria che ci porta a dire che probabilmente nel futuro potremmo essere più spesso nell'Appennino tosco-emiliano, diciamo così. Diamola un po' larga come risposta. Sì, esatto, tanto ora che uscirà il video magari si sarà anche detto. E quindi, e per finire le Alpi, in realtà a me personalmente non è che manca tantissimo, eh. Forse a Luna manca il Trentino barra Veneto per le Dolomiti, quasi tutte a lei, io le ho viste quasi tutte invece. Flashback. A flashback. E passi alpini molto alti li abbiamo fatti quasi tutti, eh. Ce ne mancano un paio in Svizzera, ma siamo a un punto. E il problema per noi attuale da qua andare a fare i passi degli Appennini è che in giornata è infattibile, cioè o vuol dire farsi tutta l'autostrada andare, fare due o tre passi, tornare con tutta l'autostrada, che non è una cosa che ci piace particolarmente. No. E quindi però abbiamo in serbo probabilmente uno scoop per voi. Prossima stagione. Chi lo sa? Nella prossima stagione, che avrò anch'io una moto più performante. Forse. Allora, no, l'avrò. Ah, ok. L'avrò. E forse sì. Se sarò promossa al lavoro, l'avrò. E quindi, cosa dici? Io non dico niente. Adesso mi hanno promosso, quindi può essere che mi promuoveranno anche la prossima volta. Quindi hai detto quindi 86 volte, quindi probabilmente sarà, perché io adesso col 390 di certo non vado giù a sud. Sì, è un po' impegnativo. Un po' impegnativo, cioè è un po' troppo, un po' meno. Già andare in Francia è impegnativo, andare giù fino in... Ciao fans, siamo appena tornati dal giro di due giorni, la situazione guardando in alto è questa, poi si abbassa lo sguardo e c'è tipo tutto questo sul pavimento. Che poi non è tanto impegnativo una volta che sei sulle Alpi, è impegnativo il trasferimento, perché cioè già con l'MT a 140 in autostrada te li fa tranquillamente, 140 col Duke li fa perché arriva a 180, però stanca tanto, cioè è proprio stancante come situazione. Sì, un motore che non va bene per le lunghe percorrenze, no. Questo è interessante secondo me, quanto costa mantenere il 390? E rispondo io perché Luna non sa niente di queste cose. Allora, quanto costa mantenerlo? Il bollo costa 46 euro all'anno, quindi poco, però ovviamente varia da regione a regione, costa 46 euro in Lombardia. Perché? Cambia da regione a regione? Certo. Ma va? Eh sì. Perché? Perché così. E perché, scusa, cosa cambia da qua a un'altra regione? Che è un'altra regione. L'assicurazione... A me, quando l'ho fatta l'anno scorso, che non avevo ancora la polizza familiare, che è quella che può trasferire la polizza, cioè la fascia di rischio della macchina anche alla moto, ero in 1/11 sul Duke,
e ho pagato 171 euro, quindi pochissimo, ed era RC e assistenza legale, mi sembra. E tagliando, se dovete fare olio, filtro olio, senza fare cose eclatanti di tagliando, con 50 euro all'anno li fate, perché l'abbiamo appena fatto. Filtro olio, olio, mi sembra che ho speso 30 euro, e il meccanico mi ha chiesto 20 euro per fare il cambio olio, 50 euro, via, si fa. Ovvio, se iniziate a cambiare la trasmissione, a fare pastiglie dei freni, variabile, però mettiamo un tagliando medio all'anno di 150 euro, perché ci sono anni dove se ne spendono tanti, anni dove se ne spendono pochi, che si fa solo il filtro e l'olio. Quindi mettete 150 euro, 170 euro di assicurazione e 50 euro di bollo. Quindi to, via, un forfettario di 400 euro all'anno di mantenimento potrebbe essere la cifra corretta. Ovviamente varia dai chilometri, eccetera, però ci può stare, diciamo, un 400 euro all'anno tra tutto, compresa l'assicurazione. Questa secondo me è interessante per te. Chiede un ragazzo come smettere di fare la zavorrina alla propria ragazza, e intendo che, non so se intendesse che non la vuole più dietro perché gli rompe le palle, o se volesse che anche lei prenda una moto e vada in giro lei con la sua e lui con la sua. E come si fa a convincere una ragazza? Cioè, se vuoi smettere di farla salire dietro, secondo me la fai cagare sotto per finta una volta, tipo guarda un camion, che non so, così la fai spaventare, non sale più, però non mi sembra un'idea molto intelligente. Ma non è vero, basta che fai vedere i nostri video, no? Chi ci sono io quando sulla mia moto, bella tranquilla, e vedrai che si convince anche lei, che potete fare dei bellissimi viaggi insieme, ognuno sulla propria moto, che sicuramente è più bello e più emozionante. Esatto, quindi basta partire con una moto come la mia, un 400 di cilindrata, senza esagerare, che va benissimo per le ragazze. Tra l'altro ho visto che una coppia che ci segue, che seguiamo anche noi, l'ha appena fatto, la ragazza ha appena preso il 390 come il tuo, e quindi stanno andando in giro con due moto. Quindi secondo me la soluzione è migliore, anche secondo me. Si inizia da una moto tranquilla, piccolina, che costa poco come mantenimento, e poi via che si va. Ovvio, se ha proprio paura a guidare, puoi far poco, nel senso, è come se uno soffre di vertigini e non è che glielo può far passare. Ci puoi lavorare negli anni, però è difficile. Vedo una domanda compromettente. Allora, la so io. Ma stavo leggendo, no. Ti ho detto che per iniziare fammi stare in posa, sennò sono così e tu inizi a leggere. Ti ho detto, la so io, stai qua. Ah, ok. Ci chiedono se vogliamo figli. Non ora. Allora, non ora. L'uomo non decide niente. Quindi la donna decide sui figli, non decide l'uomo. Ma cosa decidi? Se io non impollino il fiore, cara mia, non esce fuori niente. Ma è più facile che la donna che ha il senso di maternità convinca l'uomo a procreare, capito? È più difficile che, se l'uomo ha più il senso di paternità, convinca la donna, perché è la donna che poi... A me non mi convince nessuno, nel senso, se voglio, voglio io, non mi devono convincere fonti esterne. Vabbè, comunque, non li vogliamo per adesso. Io adesso ho 26 anni... No, non è vero. Io adesso ho 25 anni. Non sa neanche la città. 26 a dicembre. No, siamo comunque, sei nell'anno dei 26. Esatto, adesso ne ho ancora 25, quindi conto, cioè verso i 33, 34, che potrebbe essere il momento giusto per procreare e fare un figlio, non di più, perché già non è che mi piacciono molto, diciamo, cioè mi piacciono, le mie nipotine sono bellissime, mi piacciono i bambini degli altri, ma se ce l'hai qua sempre... Secondo me... La verità è solo una. Abbiamo iniziato un po' a viaggiare e poi ci hanno chiuso in casa per un anno e mezzo. Flashback. La vergogna come al solito. Siamo arrivati in aeroporto, abbiamo fatto il controllo dei documenti. Luna si vergogna come se avesse rubato. Però il controllo passaporti l'abbiamo fatto, quindi non ha rubato. Le hanno chiesto quanti anni avesse. Gli sono scoppiato a ridere. E adesso andiamo a prendere l'aereo. Thank you.
End of flashback. Quindi abbiamo un sacco di cose da fare prima di far figli, che poi, per quanto si dica, non è vero che ti limitino, ti limitano. Perché quando hai un bambino piccolo non è che puoi prendere l'aereo per dire farti l'America cost to cost, una roba che magari non faremo mai, però ho ancora bisogno di sentire quella libertà, cosa che avere un figlio un po' ti toglie. E non è che puoi mollarlo tutta la domenica con i nonni, dici, oh bello, io vado fuori in moto tutto il giorno, ci vediamo stasera. Cioè, se io sono convinto che se vuoi fare una famiglia, poi devi anche dedicarle del tempo. Io in questo momento non ho voglia di dedicare del tempo a un bambino. Per quanto magari poi una volta che ce l'hai, cioè, non è che la vedo così brutta. Cioè, mi piacerebbe anche, ma non adesso. Tra 8-9 anni. Esatto, cioè prima voglio fare X cose che non ho ancora fatto e che penso un bambino mi toglierebbe la possibilità di fare. Io la allargherei solo in un bel garage, con tante macchine e tante moto.